come se nulla fosse accaduto. Nel calcio succede anche che una batosta come quella rimediata sabato pomeriggio dal Bari a Catania possa non provocare alcun danno in classifica. Impreviste quanto gradite si sono rivelate infatti le sconfitte del Livorno in casa contro il Siena e dell'Atalanta in casa del Milan. Il più 9 sulla zona a rischio rimasto intatto ha certamente mitigato la frustrazione provata in Sicilia dalla squadra di Ventura, ma abbeverarsi alla fonte del nulla è perduto, grazie alla pazza domenica vissuta dalle pericolanti, non deve spostare il problema. Il Bari è in crisi fisico-atletico-psicologica. La truppa biancorossa ha perso quella brillantezza che le ha consentito di far volare i suoi esterni senza fatica, di arrivare per primi sulla palla, di mostrare precisione nei rapidi scambi di prima, di far circolare la palla tra difesa e portiere per attirare e sfilacciare lo schieramento avversario. In pratica, il sale della manovra di Ventura. Poi c'è il morale della truppa. È comprensibile che una squadra lanciata al massimo per più di metà campionato con lusinghieri risultati finisca con il ritenere consolidata una posizione nobile di classifica e, inconsciamente, abbassi il livello di sofferenza agonistica. Spetterà Ventura scrollare i suoi dall'appagamento da alta quota. Intanto il Bari si fregia di una bella soddisfazione. Leonardo Bonucci è stato convocato da Marcello Lippi per l'amichevole Italia-Camerun, gara numero 700 della nazionale, del 3 marzo a Monte Carlo. Felicissimo il difensore umbro, quinto giocatore nella storia del Bari ad essere convocato in nazionale dopo Costantino, Moro, Maestrelli e Zambrotta, chiamato 11 anni prima da Zoffo.